Ed eccoci qua ritornati, amici di Mondo TV, abbiamo un ospite molto gradito, ritorna perché già è stato noto ai nostri schemi ed è proprio Alessandro, eccolo qua, Ciao, ciao Lollo, ciao. bentornato. Ciao, Come ciao, ciao. stai, Tutto bene, come dicevo, un pochino rotto, ma lo sport fa bene, ma fino a un certo punto. No, no, vabbè, fa bene, sono un po' acciaccatello, ma tutto bene, tutto Diciamo bene. che ultimamente anch'io sto tentando di instaurare un rapporto di amicizia con lo sport perché non andiamo molto d'accordo, però bisogna farlo per forza. Ma sì, Per dai, fa forza, bene. Va certo. bene, esatto, fa sempre bene. Senti, allora oggi faremo un po', diciamo, una cosa mista, nel senso parleremo sia di te, ma commenterai anche le dinamiche del Grande Fratello, alcune cose, insomma, che sono successe nelle scorse puntate. Allora, intanto partirei con te, parlando di te. Intanto dimmi se in questo periodo, insomma, stai lavorando a qualche nuovo progetto, sia sportivo che lavorativo, insomma. Ma diciamo che in questo momento mi sono ributtato tanto sul mio sport, perché comunque è una cosa che mi accompagna fin da quando sono piccolino, quindi è una cosa che mi dà soprattutto sicurezza, stabilità, ma è anche una cosa su cui ho sacrificato tanto. Non direi cioè non ho lasciato, diciamo, del tutto stare per quanto riguarda magari progetti di altro tipo, nel senso che sto aspettando il momento giusto per magari, comunque, si sa anche che bisogna avere anche un pizzico di fortuna anche in determinate cose. Sono quindi in una fase più sportiva che, diciamo, di immagine in questo momento, ma sto cercando comunque di provare a crearmi di nuovo qualche opportunità, qualche occasione, anche perché comunque io fondamentalmente mi sono divertito tanto. E ripeto, io come lavoro ho il mio sport. Quello che potrei fare di più è appunto un voler riprendere, comunque un chiudere, tra virgolette, un cerchio, perché comunque io, come ho sempre detto, come ho già detto, non sono riuscito, secondo me, a farmi conoscere realmente per quello che sono, visto le Quindi dinamiche di. parli, diciamo, in ambito televisivo, insomma, se ci fosse Sì, in ambito stata televisivo, l'occasione, tu la fondamentalmente, coglieresti. perché a livello lavorativo, diciamo che il mio sport mi porta via tanto tempo, quindi è difficile e soprattutto non sono stabile in un posto, diciamo, in unico posto, quindi capita spesso di ogni anno, quasi sta capitando che cambio regione. Quest'anno sono in Veneto, sono a Belluno, quindi in mezzo al fresco. E quindi diciamo sì, in ambito televisivo dovesse ricapitarmi qualche occasione, ci penserei vivamente, anche perché ti ripeto, mi devo levare ancora qualche, non un sassolino, diciamo, devo distaccarmi un po' da quella che è l'immagine con cui mi sono fatto alla fine conoscere, che non è propriamente la mia, ecco. Cioè, non voglio che mi si accosti solamente a quella cosa lì, ecco. Senti, invece parlando un po' di love story, visto che stai, insomma, felicemente con Letizia, vediamo le vostre storie sui social, ci rendete partecipi di alcuni vostri momenti. Come sta andando questo rapporto? Come continua? Meglio di quanto mi aspettassi, perché avevo perso un po' di fiducia dopo la fine della mia ultima relazione, appunto nel cosiddetto amore, e quindi mi ero un po' tirato indietro sotto questo punto di vista. Lei è stata una sorpresa che tra l'altro è arrivata proprio dal nulla, e mi stupisco sempre di più di come possano andare bene le cose. Ora, senza sminuire ovviamente i rapporti che ho avuto con magari le mie relazioni passate, ma qua è un livello e una velocità, perché comunque stiamo insieme da un anno, eppure in un anno abbiamo già fatto tanti tanti passi avanti, che mai pensavo potesse accadere, ecco. Quindi no, no, sotto quel punto di vista sono strafelice, ed è anche. Attualmente convivete insieme oppure no? Ma lei attualmente sta completando, diciamo, la sua stagione sportiva, infatti in questo momento tra un'oretta e Vi siete accoppiati mezza. proprio bene, con lo Sì, sport. no, ma lei a livello Questo sportivo a è me. proprio, diciamo,
Sì, no, lei a livello sportivo mi dà 10 volte, nonostante sia molto più piccola di me. Lei in questo momento è a Roubaix ai mondiali di pista, infatti tra un'oretta e mezza gareggia, quindi non vedo l'ora di vederla. Quindi sì, conviviamo perché mi sono trasferito da lei a Riva del Garda, che è dove vive stabilmente lei, però anche lei ha, diciamo, preso l'impegno di venire qua a Belluno quest'inverno, nel periodo magari di off, dove loro si allenano un pennino di meno, e quindi stiamo tanto insieme, anche se ci sono anche dei periodi dove magari adesso è quasi un mese che non ci vediamo, ma perché appunto ha avuto europei mondiali uno davanti dietro l'altro, quindi magari ci sono questi periodi un po' di down, però diciamo che ne ero pienamente consapevole, anzi se preferisco che stia via per degli impegni così che per altro, ecco, quindi va benissimo Avete così. già in mente magari un passo successivo in merito alla relazione, oppure ancora no? Ma diciamo che come si fa spesso, quando si sta bene si fantastica, perché è una cosa che comunque capita, succede, di fantasticare sul futuro, il bello anche quello, di vedere se le fantasie poi diventano realtà. Ovviamente la volontà di fare le cose in un certo modo c'è, ripeto, nonostante lei sia più giovane di me, ha comunque una testa, che è soprattutto quella che poi mi ha colpito, che ragiona molto più avanti rispetto a ragazze della sua età. Quindi ti dico, niente di ufficiale ovviamente, perché poi è un anno di relazione, capisco anche che sia poco, però le sensazioni diciamo che portano tutte a un bel proseguo, ecco, se non capita niente di strano, ma non penso faremo niente per farlo succedere, ecco, sarà sicuramente un bel proseguo. Senti Ale, parliamo un po' del CF, no? Come annunciavo all'inizio, tu l'hai seguito più o meno il Ma punteggio? come ti dicevo, io poi facendo allenamenti a orari abbastanza tardi, sì che dura fino a tardi il GF, però quando magari avevo lei qua o cosa, cercavo di stare più con lei che guardare la televisione. Qualcosa ho seguito, ma più che altro perché c'è un mio caro amico, c'era un mio caro amico che era Sami, che purtroppo è stato eliminato. Esatto, infatti proprio in Lì, merito a lui volevo dirti che cosa pensavi, ma che lì, allora, pensi di io questa eliminazione. lo conosco, l'ho conosciuto a Tentation, ma l'ho conosciuto anche fuori. Cioè, non lo vedevo da parecchio. Gli ho scritto prima che entrasse nella casa, era carichissimo, e gli ho scritto anche dopo. E quello che mi ha detto è vero. Dice, fa, io Ale, ho dimostrato chi sono e l'ho fatto con tutta trasparenza e sincerità, e questo lo confermo, perché lui quello che si è visto è una persona che magari a primo impatto ti può sembrare, sai, la classica che è il bonaccione, no? Che sta sulle sue, invece è un ragazzo che si sa far rispettare, e forse quello è stato magari il problema, perché poi sappiamo che in queste tipologie di reality c'è il personaggio forte, il personaggio nuovo, il personaggio, capito, che ha il suo pubblico già all'esterno, vedi magari i cantanti. Quindi, secondo me, la litigata con Alex Belli non l'ha di certo aiutato, perché ha creato sicuramente, essendo che Alex ha agli occhi, o quanto si dice, del pubblico, è molto ben visto, anche se a parer mio, cioè io proprio poi non sono pratico in materia, quello che è, però a me sembra di vedere tanto, tanto, tanto attore, ecco, cioè di vederlo recitare molto in Quindi, tante insomma, in dinamiche. quell'occasione tu ti sei schierato Con con Sami, ma Alex. perché da quello che ho capito, la dinamica è stata proprio una mancanza di educazione da parte di Alex verso Sami e verso l'altro ragazzo, e il modo di Sami di voler risolvere la cosa era tranquillo e pacato, lui invece ha voluto portarla sulla teatralità. Secondo me, quando poi ha capito di aver esagerato, ha provato a spezzare i toni subito così, come se nulla fosse, però secondo me era palese. Poi appunto ti ripeto, magari la discussione fosse stata con Aldo Montano, con altre persone di un certo calibro, magari sarebbe finita diversamente. Lui, che ti ripeto, è un personaggio fondamentalmente nuovo, che è uscito quasi dal nulla, è stato facile puntargli il dito contro e magari non dargli più addosso che altro. Quello, ma poi
Poi ovviamente ci sono sicuramente anche altre dinamiche, ecco, quindi. E poi per il Quindi dici è resto. stata, diciamo, una partita, un gioco abbastanza facile, ecco, Sì, senza. vabbè, poi cioè, oggettivamente Sami non era un VIP, nel senso ha una storia fortissima che sono contento che abbia riportato al grande pubblico, perché quando me l'ha raccontata di persona mi era venuta, cioè, la pelle d'oca, perché un ragazzo che a quell'età lì rischia la vita, come succede ancora adesso per arrivare in Italia, è ancora attuale, non è cosa vecchia, quindi Certo. vedere un ragazzo che comunque è riuscito ad affermarsi in quello che gli piace, che è la moda, è riuscito a comunque a far tutto da solo, perché lui non ha nessuno della famiglia qua in Italia, quello fa capire comunque gli attributi che ha questa persona qua, che poi anche è mostrato nella Ed è casa. anche questo, insomma, quello che ci piace vedere nei reality, oltre ai Esatto, clip, alle dinamiche, come che la stessa quest'anno cosa è non stata con mancano. Emanuel, la sua storia ovviamente ha dato un buonissimo messaggio, come lo è stata. No, no, lui Sua, quindi è proprio l'esempio lampante del fatto che comunque, anche se la vita, io purtroppo, guarda, in famiglia mia nonna aveva avuto un incidente stradale quando era giovane gli hanno dovuto amputare una gamba, eppure io ho un tatuaggio sulla coscia per lei, perché appunto mi ha sempre insegnato e mi ha dimostrato che nella vita tutte le difficoltà che hai, se vuoi, le superi. Lei ha vissuto la sua vita come se ne avesse avute tre di gambe, non due. E Manuel uguale, sta facendo vedere che comunque sia, pur essendosi stravolto la vita, perché poi era anche uno sportivo di livello, in questa maniera qua ha avuto la forza di rialzarsi, e sono contento che appunto quest'anno si siano scelti anche degli esempi umani da far vedere al pubblico, e non magari solamente le solite ciacerate, ecco, che si possono combinare, che poi sono quelle che fanno divertire e ci devono essere, ci mancherebbe, Certo, però anche un po' di qualcosa di positivo sicuramente quest'anno, anzi tante cose positive si vedono. Senti, a proposito di dinamiche, di litigi, insomma, ce ne sono stati e ne succederanno sicuramente nel corso delle puntate. Più Sì. volte abbiamo visto al centro la figura di Soleil, che comunque è una ragazza con una forte personalità. Tu che pensi di lei? Ma lei ancora non l'ho inquadrata del tutto, come lei neanche Sophie, perché poi queste cose ultime che sono uscite, del fatto che hanno la stessa gente, cioè comunque può essere, non può essere, cioè poi questo Gianmaria qua che, poverino, mi sembra, cioè a me a volte mi fa anche tenerezza, perché mi ricordo l'ultima volta che hanno litigato, mi sembra che c'era lui seduto sul divano e loro due che si mangiavano la faccia, e lui lì che non diceva niente. Cioè, secondo me, dopo un po', come poi hanno detto, stancano queste litigate qua, che poi siano vere o non vere, stancano, perché fondamentalmente, cioè, se appunto Soleil gli piace ancora Gianmaria, o cioè, se l'ha eliminato dalla sua vita, come ha detto, eccetera, non dovrebbe fare determinate scenate. E Sofì, ti ripeto, io non ho seguito il suo percorso Uomini e Donne, però c'erano già tanti, boh, era una ragazza comunque giovane che magari ha voglia di fare le cose in fretta, comunque Uomini e Donne, GF, magari fa di tutto per avere proprio come hanno detto, anche come ha detto Alfonso, la propria clip, però non è il modo giusto, secondo me, di fare quel programma lì. Perché cioè, non è che è un programma basato sulle litigate, ecco. E, cioè, preferisco vedere una Cipriani che fa quelle facce lì quando vede il fidanzato, oppure altre cose, ecco. Quello magari è meglio. Però ti dico, Soleil sicuramente un po' si è già capito che è un po' la colonna portante di questa edizione qua. Invece delle tre sorelle, che mi dici? Delle tre Ma anche principali? loro, guarda, sinceramente io ho visto più mi sembra Lulu, Sì. che ho visto che ci sta dando dentro a livello di cozzaggine, se si può dire, con Manuel. Lei invece mi sembra una che non lo fa perché Manuel è un personaggio La vedi forte. Mi proprio sembra, innamorata sul sì, la serio? vedo un po', cioè, un po' ragazzina, diciamo.
Sì, innamorata magari no, però la vedo presa. Poi io nel mio piccolo l'ho fatto, un'esperienza del genere, posso assicurare che dopo un tot di giorni si amplifica tutto, ma è una cosa che è stata detta e ridetta sempre anche nelle varie edizioni, che quando sei lì si amplifica tutto nel bene e nel male, l'amicizia, i rapporti. Cioè, quindi ti dico, loro li lei la vedo abbastanza sincera, ma lui lo vedo proprio che... Cioè, non sa più come diciamo, farla stare, non dico allontanarla, però magari fargli capire che non può stare tutto il giorno, magari appiccicata, ecco. Però le altre due sorelle non le ho inquadrate bene, sinceramente. Ok, senti, un'ultima cosa, poi ti lascio libero. Nelle ultime puntate abbiamo assistito anche al fatto che Miriana e Nicola, no? C'è questa insomma relazione che non si capisce neanche se possiamo definirla tale, però c'è stato un avvicinamento tra i due. E poi, insomma, a dar sostegno a lei è entrato anche Pago. Tu che cosa ne pensi? Pensi insomma che tra Miriana e Nicola ci sia davvero una probabilità che una Lì storia possa nascere? ti dico perché no, lì ti dico perché no, cioè secondo me cioè, c'è una probabilità, poi ti ripeto, le cose si vedono con l'andare avanti, perché quando magari capitano determinate cose, si vengono a verificare determinate situazioni, lì capisci se una persona è vicina a un'altra solo per creare un contenuto o perché quel contenuto è reale. Quindi quello, secondo me, quando si parla di queste cose qua, bisogna sempre aspettare le varie dinamiche che poi si vengano a formare. Invece Hai per quanto condiviso riguarda... poi le parole di Pago, che comunque ha fatto, diciamo, un No, bellissimo discorso. allora io quello che volevo dire appunto è che lì è stato comunque, io non ho mai avuto niente contro di lui, a differenza ovviamente sua, ci mancherebbe. E anzi, sono contento perché anche lì è stato un esempio, ovvero che... Tante famiglie capita che si separino, no? Divorzino, oppure anche se non sono sposati, si separino con dei figli in mezzo, che di solito sono quelli che ci rimettono. Invece vedere una coppia che comunque, nonostante si dica in faccia palesemente, guarda, no, perché tanto non funzionerebbe, non ti sopporterei, sei noioso, poi la messa lì così, però vedere che si... Spalleggia una vicenda e comunque ci saranno sempre l'una per l'altra persona. Sicuramente dà modo a un figlio, nonostante che non ha magari i genitori sotto lo stesso tetto, di vivere comunque con due persone che viaggiano, almeno sotto quel punto di vista, sulla stessa linea d'onda e soprattutto si vogliono bene, perché poi c'è modo ovviamente di lasciarci, ci sono motivi e motivi. Loro è finita, cioè è finita. Perché doveva finire, però hanno avuto la maturità, l'intelligenza e l'affetto comunque per far rimanere, diciamo, la famiglia unita per quello che è possibile. Quindi sicuramente l'ingresso di Pago È un è stato un bellissimo grande... messaggio. Esatto, Certo, certo, sicuro. certo. Ok, va bene, Ale, ti ringrazio. Sono qui per te Grazie quando vuoi, a te. Anche per me. insomma, la Anche parola tu, non ti merita. preoccupare. Come si dice? Va Va bene, bene, dai. dai, Un ti mando saluto un a te e abbraccio e mi all'Inzia. raccomando. Va bene? Grazie, te la saluto volentieri. Speriamo, guarda, faccio il tifo adesso, guarda, quindi speriamo che vada bene, dai. Ok, ciao Ale, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Amici di Mondo TV, rimanete qua perché ovviamente gli ospiti della sesta puntata non sono finiti perché sta per arrivare qua in collegamento con noi Lorenzo Amoroso, l'attuale fidanzato di Manila Nazzaro, un'altra concorrente all'interno della casa del grande fratello VIP. Quindi a tra poco. Ed eccoci amici di Mondo TV, siamo ritornati questa settimana con la sesta puntata e io ho l'onore di aprire questa puntata Non inizia a con ridere però Tiziana, perché già se no rido collegata. pure io. Allora, Eccola se qua, la iniziamo a ridere non sentiamo. finiamo più, eh? Ok, dai. Praticamente, cioè, io non potevo non invitarti. Allora, ti spiego intanto perché. Allora, noi Raccontami. parliamo, insomma, di quello che succede a uomini e donne, ma trattiamo anche il Grande Fratello ed altri programmi. Dopo l'ultima Ok. puntata che è andata in onda proprio venerdì, una puntata che diciamo che il popolo dei social aspettava da tanto tempo,
si è chiusa con una tua esternazione, modo di reagire, che insomma ha proprio veramente catturato, ma io penso che Twitter era pieno di me. Ho visto anche qualche cosa. E quindi dico, non posso non averla qua con me. Grazie, no, innanzitutto grazie dell'invito e giuro che ho cambiato l'extension ai capelli, cioè questo non vorrei sottolineare perché c'è stato un accanimento effettivamente. No, grazie innanzitutto dell'invito, allora mi ha fatto un sacco piacere ed eccoci qua a parlare. Sì, è stata una per me una reazione neanche troppo esagerata, cioè nel senso io fuori da lì sono anche peggio, cioè nel senso io pensavo di essere stata anche abbastanza tranquilla e calma, ma la cosa è stata che mi dava più che altro fastidio il fatto che facevano finta di niente, cioè ragazzi un pochino più di umiltà, basta, sarebbe bastato dire sì è vero abbiamo fatto la stupidaggine, basta, chiediamo scusa a tutti e ce ne andiamo, no, questo continuo arrampicarsi sugli specchi è quello che mi ha dato un pochino fastidio. Ci sia stato magari lo stesso comportamento da parte di entrambi, cioè tu cosa pensi anche di lei, insomma di Ilaria? Allora, io penso che siano proprio sullo stesso piano e sullo stesso livello, cioè nel senso è inutile che fa la finta paladina che dice no io non ne sapevo niente, in modo tale perché non siamo tutti scemi, cioè nel senso è palese la cosa, il video che hanno mostrato era abbastanza chiaro, lei aveva detto il problema sarebbe stato se l'avessi ricambiato e poi l'ha ricambiato, quindi il problema è sta bella mia, non è che ti sei inventata niente. Il fatto è che questo continuo, secondo me, quello che ha fatto infuriare poi Tina, Gianni e tutti gli altri è stato questo continuo negare, far finta di niente, questa omertà che secondo me non serviva, cioè basta, siete stati sgamati, punto e basta. Lei voleva uscirne pulita da questa cosa, sarebbe bastato che andasse dalla redazione a dire guardate, mi ha detto questo fatto, vediamo voi, vedete voi, in questo modo ne sarebbe uscita pulita, ma continuare a nascondere niente e davanti l'evidenza negare, cioè follia ragazzi, follia, ecco perché la mia reazione è stata pensi quella. Pensi che diciamo dopo del programma, quindi attualmente i due si stiano frequentando nonostante non abbiano detto ancora nulla sui social, quindi non lo sappiamo. Guarda, io penso che lui stava là per pura visibilità, pure come il tatuaggio di ieri che si è fatto, sì per carità divertente, ma dimostra la tua superficialità in quel programma, cioè perché ma te pare invece di essere, ripeto, umile, capire la tua stronzata, ci scherzi pure sopra, perché comunque là c'è gente, ragazzi magari voi non lo sapete, ma ci sta gente, un sacco di gente che ci lavora, ma veramente tantissime persone che rimangono fino a tardi a lavorare lì, cioè io ho fatto poi una sola esterna, quindi cioè, in quell'esterna c'erano almeno 5-6 persone che cioè, lavoravano fino alle 8 di sera per portarsi, capito, per stare appresso a dei ragazzi, e tu certo, tutto un lavoro che non si vede ma che c'è, che non si vede ma ci sta, i truccatori, i parrucchieri, tutta la gente, certo. E quindi cioè, ma come ti viene in mente di prendere per il culo delle persone anche più grandi di te che comunque lavorano per portare soldi a casa, cioè basta, ma questa cosa deve finire. E poi cioè, la credibilità del programma sta scendendo proprio grazie a persone come lui che, capito, si sentono superiori quando poi in realtà sono i primi polli perché si sono fatti sgamare subito poi tra l'altro sia lui che lei, cioè, quindi basta, fa ste cazzate, capito, cioè non serve assolutamente. Ok, senti, noi vabbè siamo partiti proprio dalla puntata finale, quindi dal momento clou proprio siamo partiti da quel momento per commentare, però andiamo un po' indietro. Che cosa ti ha spinto, ti chiedo questo, a partecipare a Uomini e Donne come corteggiatrice? Allora, attenzione perché... Allora, io quando feci la richiesta per partecipare a Uomini e Donne erano appena usciti i nomi dei due tronisti. E la cosa che mi ha spinto a partecipare è quello di per mettermi in gioco, perché penso di essere una persona abbastanza, cioè mi piacciono le nuove esperienze, mi piace buttarmi in cose nuove che non conosco, eccetera. Mai pensavo di essere stata presa, perché dicevo, sono arrivata lì, ci stava. Un sacco di bellissime ragazze eccetera, no, ho detto vabbè vado a fare sto provino, vediamo come va, però non conoscevo neanche i tronisti perché erano solamente uscite, tipo solamente la prima puntata, quindi come dicevo anche a loro io non so come sono caratterialmente queste persone. Dopodiché ho fatto questo casting per mettermi un po' alla prova, anche perché poi
Anche sia per mettermi alla prova, sia perché era un ambiente che a me faceva morire dalle risate, essendo io sempre stata lì a vedere, vedere, vedere. So, come ho detto io, 4 anni e mese via nessuno, scusa, che c'avevo da perdere. Ho detto, vabbè, proviamo. Beh, hai fatto bene. Esatto. Cioè, quando mi è arrivata la chiamata che facevano vedere il mio video di presentazione a Trunisti, era un mercoledì, io stavo in mezzo al traffico di Roma, smadonna, adesso a sinistra, perché macchina ovunque, cioè, come puoi capire, bene. Mi arriva la chiamata, mo non voglio fare il nome, però di uno della redazione mi fa, Duvizzano, redazione uomini e donne, io se, no, pensavo fosse uno scherzo di qualcuno, pensavo fosse qualche mio amico cretino, che magari, cioè, capito, perché visto che gliel'avevo detto ai miei amici, ho fatto il provino per uomini e donne, pensavo, no, che fosse qualcuno che mi prendesse per il culo, di qualche mio amico, e invece, vabbè, ha detto, no, sono X, sei piaciuto al tronista Gioele, domani è l'esterna, io così, come domani, io capito, in macchina ho tipo frenato, tipo, ma come domani, ho detto, Dio, aspetta, mo capelli, mo cose, Dio, devo fare così, con la... ho detto, vabbè, senti, sti cavoli, andiamo, proviamo, e quindi il giorno dopo ho fatto l'esterna, c'è stata subito una cosa improvvisata, io non lo sapevo, tra l'altro, quindi è stata una cosa da un giorno all'altro. Che cosa ti ha colpito a te di lui, invece? Cioè, tanto allora, quando avete fatto l'esterna, vi siete comunque conosciuti e hai avuto modo, insomma, di vederlo anche sia fisicamente, ma anche conoscerlo un po' caratterialmente. Certo. Poi mi fa morire il tuo accento, lo sai? Mi fa morire. Poi, guarda, piccola parentesi, non taglio nulla, piccola parentesi. Ma lo potevi di prima, però scusa. Con il vostro, cioè quello romano, ma io in realtà sono marchigiano, capito? Però se lo confondo. Ma lo potevi dire prima, che non tagliavi nulla, io sto qua parlando. No, allora, forse noi ci abbiamo, poi capirai, io sono particolarmente proprio romana, no? Quindi, cioè, magari sento che non sei di Roma, però mi facciamo dire particolarmente, capito? Facciamo lì. Comunque niente, scusa, non tagli niente? No, ma potevi dire 5 minuti prima, vabbè. Comunque, dovevamo rimanere. Ah, ok, scusa, io poi c'ho la parlantina, se tu mi fai parlare, io non la finisco più, ma ti inizio a parlare di tutte cose mie passate, grande, tipo fai domenica, ah, basta, zittate, e io mi azzittisco. Comunque, cosa mi era piaciuto di lui? Innanzitutto, ovvio, cioè, è ovviamente un bellissimo ragazzo, in più mi piaceva il fatto che aveva aiutato molto suo padre in dei momenti difficili, le aveva parlato di quando c'era appunto questa cosa del Covid che aveva aiutato il padre anche a trovare un lavoro. Io in quella situazione mi ci sono rivista, ora non voglio fare vittimismo, eccetera, ma perché non sono fatta così, io prendo tutto con il sorriso, qualsiasi cosa mi metto a ridere, però in quella situazione mi c'ero trovata anch'io, perché molte volte mi è capitato di prendere un po' le redini della famiglia e di sostenere i miei genitori, soprattutto mio padre, quindi questa cosa gliela dissi anche a lui in esterna, cioè la cosa bella è stato che io in te avevo visto gli avevo proprio detto questa perla, delle ferite, delle cicatrici che solo chi ha le stesse ferite può capire e può confrontare, quindi io a lui l'avevo proprio elogiato, cioè l'avevo fatto volare, perché capito, come dicevo, io allocco tutto e pensavo nella sua buona fede, capito, pensavo che lui stesse lì a fare un percorso seriamente, e nonostante questo mi era piaciuto questo suo atteggiamento anche, che era un po', cioè un po' anche simpatico, un po' nel senso giusto, non mi sembrava uno pesante nelle cose, mi sembrava che lui avesse la giusta leggerezza, che è diverso da superficialità, la giusta leggerezza nel prendere le cose, invece in realtà era solo un superficiale, cioè non ho capito niente, però questo mi piaceva, questo suo modo di affrontare le cose con la giusta leggerezza, di essere molto simpatico alla mano. Poi ho visto anche le foto su Instagram, mi piaceva andare a ballare, anche io ho questo carattere molto che mi voglio divertire quando c'è da divertirsi, però poi uno si impegna pure quando c'è da impegnarsi, e avevo ritrovato lì queste cose e secondo me potevamo essere compatibili, ovvio che non ho capito assolutamente nulla, da tanto ho toppato. Senti, parliamo adesso, cambiamo argomento e parliamo invece degli altri tronisti. Già, diciamo, un altro ha fatto la scelta, appunto, che Matteo, già fuori un altro, e sono rimaste, diciamo, le due troniste, Roberta e Andrea Nicola. Partendo proprio da quest'ultima, che cosa ne pensi del suo percorso? Secondo te chi sceglierà alla fine? Allora, io ho paura per lei che sceglierà Ciprian. Paura, nel senso che tu lo reputi, non lo reputi molto... sincero.
Non lo reputo sincero, assolutamente no. Ovviamente poi non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, quindi io vedo, mi baso su quello che mi trasmettono, certo, e sulle cose che è una mia opinione, assolutamente. Non voglio offendere nessuno, ma insomma ho visto che lui ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, sempre mi sembra della Mediaset, se non sbaglio. E quindi secondo se me non questo sbaglio è una fiction, ma era è sempre una quelle fiction. cose che insomma girano, però non vorrei sbagliare, no? Che comunque appunto vedi, hai detto pure che ci ha provato con tutte, nel senso a emergere, prova pure a fare tipo quelle fiction, magari un po' così. Quindi secondo me non è sincero, sinceramente non è sincero. Però vabbè, ora ti dico che però non sempre così, cioè nel senso, metti caso che a una persona interessa comunque il mondo dello spettacolo, perché ci sta, uno non è che va solamente a partecipare, non è che partecipa solamente in un programma di intrattenimento, c'è anche la vera e propria carriera che può essere quella dell'attore, della comparsa, del no, mondo assolutamente, cinematografico, assolutamente, eccetera, eccetera. Quindi non è che il fatto di essere già andato prima in un programma oppure ad essere stato una comparsa debba per forza essere sinonimo no, di questo... visibilità, perché comunque esiste anche il lavoro del mondo dello spettacolo, cioè. Capito? Non lo so, sì, capisco, però se ti interessa questo mondo, il mondo del cinema, il mondo dello spettacolo, eccetera, ovvio che avere la possibilità di partecipare a un programma come Uomini e Donne, che comunque, se non erro, è molto visto, cioè ha degli share del certo. 24-25%, quindi se a te interessa partecipare al mondo dello spettacolo, cioè stare nel mondo dello spettacolo, partecipare a Uomini e Donne ti taglia, ti accorcia molto la strada se il tuo obiettivo è la visibilità, perché comunque non stai partendo dal basso a fare la gavetta magari nei programmi che ti un pochino più che non hanno così tanta visibilità, mettiamola così, parti subito col botto in un programma che sai che se la vede mezza Italia, quindi se a te interessa, io non vedo in lui una buona fede, vedo un modo di arrancare, cosa che invece io trovo in lei, cioè per me lei è una persona spettacolare, cioè non la vedo proprio pura, buona, la vedo proprio che sta lì e ci crede tanto in quello che fa e che vuole trovare veramente una persona con la quale condividere la vita, poi che sarà amore, me lo auguro per lei, diciamo, però almeno condividere la vita, condividere la quotidianità, e io lei la vedo molto molto vera e questa cosa non la vedo in lui, cioè nel senso poi sono molto a sensazione, Lora, sono molto che vado a pelle, cioè a primo impatto, quindi non mi dà ma proprio ben niente, cioè, ma proprio zero. Invece per quanto riguarda Roberta, io spero che scelga Luca, perché vabbè, bello romano. Lei anche sembra, insomma, almeno secondo il mio punto di vista, quasi vicina, perché comunque sta portando Luca e Samuele, quindi sì, sono arrivati in due, diciamo, sì, quindi si potrebbe un po' l'opposto, pensare un po' che si avvicina alla coppa finale, però vedremo. Che ne so, io spero Luca, perché secondo me io li chiamo i giganti buoni, sono quelli che sono tutti grossi, ecco, fa box, è cattivissimo, ma poi in realtà secondo me è proprio un bonaccione, cioè si vede, quindi io spero che i percorsi andranno così, che Andrea Nicole trovi proprio la persona che la faccia stare bene e che Roberto scelga Luca, te prego, scegli Luca, fidate da romana, pure lei è romana, scegli Luca, non sbagli, con romani non ti sbagli mai. Senti, chiudo con questa domanda, visto che proprio il giorno della puntata, che era venerdì se non erro, ho letto anch'io vari Twitter e molti insomma parlavano di una tua futura presenza sul trono, e quindi io ti chiedo, se ti venisse proposto, lo accetteresti? Accetteresti questa nuova avventura? Allora, non voglio assolutamente essere ipocrita, sarei ipocrita a dirti no, non lo accetterei, ovviamente, sarei veramente ipocrita. Lo accetterei perché mi farebbe soprattutto ridere tutto il contesto, eccetera, cioè, l'accetterei con piacere, a dirti la verità. Ovvio, però, è da trovare pure i momenti giusti, nel senso, non scordiamo, io faccio l'università, tu frequenti l'università, quindi certo, ovvio che trovarsi in una situazione, ci sono comunque delle priorità in primis, che almeno concludere questo percorso universitario, che comunque ricordiamoci che poi il mondo è una, cioè il mio obiettivo di vita, come dissi anche alla redazione e tutto, è quello di lavorare nell'ambito giuridico, quindi sarebbe, dovrei pensarci bene per eventuali risvolti che possono essere dati da questa scelta. Io sono molto impulsiva, cioè adesso se direi di sì,
però poi dovrei un attimino capire bene cosa poi porterà a lungo andare questa scelta, non essendo il mio obiettivo quello di lavorare nel mondo del cinema e della televisione, o comunque nel mondo della moda, eccetera. Il mio obiettivo è quello di continuare a lavorare nell'ambito giuridico, e quindi dovrei un attimino ragionarci sopra, ma ovvio sarei ipocrita a dirti che non l'accetterei. Va bene, dai, se mai un giorno dovesse servirmi un buon avvocato, ah, guarda, sto già a chi rivolgermi, cioè mi salvo il tuo contatto. Ma salvatelo, scrivimi quando te pare, guarda, che ci facciamo due. Magari tanti. Non quando sei immersa nel traffico, perché sennò rischiamo. Ah, guarda, lì rischiamo, sai, c'è proprio, rischiamo dei fan, cioè, io incidente. Io ho la classica, proprio, oh, ferma, le fai, ma che sto di aspetta, e poi su me chiami, io proprio frenerei, alzerei la mano, dimmi Lorenzo, come va, tutto bene? Quindi con tutti quelli che mi suonano intorno. Vabbè. Ti saluto, dai, è stato un piacere, Grazie. Ma grazie a te dell'invito, grazie a te. Grazie, ciao. Lo. Ciao a tutti. Ciao. Ok, ed eccoci ritornati qua, amici di Mondo TV, continuiamo a parlare del Grande Fratello. Io con onore presento Lorenzo Amoruso, eccolo qua, è già stato nelle nostre frequenze l'anno scorso e io sono contento di riaverlo qua con me. Ciao Lore! Ma sai, poi tra Lorenzo e Lorenzo le cose funzionano bene, quindi un bel duo, assolutamente. Il nome è una garanzia, a volte mi dicono così e poi non so se sia vero oppure no. Ma io dico sempre, c'è stato uno fantastico che ci ha aperto la strada, Lorenzo il Magnifico, noi seguiamo le sue orme, Certo. Allora, intanto ti ringrazio per essere qua, come stai? Tutto bene? Bene, abbastanza bene. Sì, abbastanza bene. Chiaro che, insomma, a Manila manca, perché inevitabilmente manca non solo a me, ma manca ai figli, ai genitori, a tutte le persone che certo. Le vogliono bene. Però insomma abbiamo deciso di fare questo percorso insieme, lei chiaramente da protagonista principale, noi dall'esterno, anche se vi posso garantire che non è facile per nulla, perché ovviamente gli impegni si sono moltiplicati e di conseguenza va bene così, insomma, ecco. Inutile insomma che ti dica che la segui 24 ore su 24, tra virgolette, nel senso che sicuramente sia tu che la sua famiglia la sostenete al di fuori. Che cosa pensi del suo percorso che sta facendo? Ma intanto sì, la stiamo guardando quando si può, e quando non possiamo ci pensano i tantissimi amici, io li chiamo amici, non li chiamo follower, secondo me, perché ci sostengono, ci vogliono davvero bene, ci mandano video carini, tutte situazioni che magari a volte noi possiamo non vedere perché è notte fonda o perché magari siamo, io nello special caso, al lavoro, commentando partite o altro. Quindi devo dire la verità, sì, la gente ci sta molto vicina e questo è fondamentale. Che percorso sta facendo? Ma intanto ti dico che secondo me sta facendo un percorso molto suo, nel senso che Manila è sempre stata così. Quando è arrivata la chiamata di Signorini, io gli ho detto vai, perché se una che ha le caratteristiche perfette per fare il Grande Fratello, perché secondo me stare rinchiusi in una casa, non essere messa lì e non avere la possibilità di scegliere con chi stare, perché fondamentalmente, sai, gli amici noi fuori dalla casa ce li scegliamo, quelli che ci stanno più simpatici, quelli che ci stanno a pelle, carattere, eccetera, lì te li ritrovi e quindi è chiaro che non puoi pretendere di andare d'accordo con tutti. Però lei ha questa grandissima qualità, che è quella di saper ascoltare, quella di saper moderare le situazioni, quella di saper bilanciare anche gli equilibri. Quindi secondo me sta facendo un gran bel percorso, non so se resterà fino alla fine, questo nessuno lo può sapere, però credo che abbia le idee molto chiare su come portare avanti la sua idea di gioco, ecco, perché non dobbiamo mai dimenticare che il Grande Fratello, come tanti altri reality, sono praticamente esperimenti che sono stati fatti dai psicologi proprio per capire la psiche umana, come si comporta in determinate situazioni. Quindi questa è una di quelle, forse quello per antonomasia più importante al mondo. A qualcuno può stare simpatico il fatto che Manila, che ne so, cerca di essere amica con tutti,
o comunque di dire le cose in faccia come stanno, ad altri no, ma questo fa parte della vita in generale. Esatto, proprio quindi. Questo insomma magari dalle ultime puntate in questi giorni, quindi tu non sei d'accordo con chi dice che ci sia stato un cambio di rotta, diciamo, sul fatto che lei ha... No, io credo che ci... No, Lorenzo, io credo che ci sia coerenza. Poi non dobbiamo dimenticare una cosa, se tanti hanno fatto riferimento ovviamente alla votazione di Raffaella, che noi abbiamo appreso dopo all'incirca 4-5 giorni il fatto che c'era stato un misunderstanding con una terza persona. Perché succede questo? Perché ovviamente noi viviamo l'esterno, vediamo le telecamere e come tutti non possiamo avere l'occhio su tutta la casa, non è possibile. La telecamera inquadra soltanto una volta, anche chi le trasmissioni Infinity o compagnie varie, ora non voglio fare pubblicità, che hanno due telecamere e due contemporaneamente, non le puoi vedere, non le puoi ascoltare. Quindi tante cose si possono perdere. Poi magari ci sono i riassunti. È chiaro che gli autori, tra virgolette, vogliono che ci sia il fraintendimento di situazioni. È normale, perché si creano dinamiche, situazioni dove insomma, i concorrenti sono portati a discutere. Quindi credo che sia più che logico che queste cose avvengano. Io per primo sono rimasto sorpreso del fatto che votasse Raffaella. Poi dopo, è chiaro, dopo 3 giorni si sono chiarite, hanno dato una spiegazione dove qualcuno l'ha accettata, altri no. Sinceramente a me non interessa, a me l'importante è che Manila abbia chiarito con Raffaella. Fondamentalmente è questo quello che importa poi ai fini del gioco e del reality. Sì, ma poi è normale, insomma, che ad una parte di telespettatori magari sei simpatico, a un'altra... Ma certo, ma quello che non bisogna mai perdere l'obiettivo è che è uno show televisivo, è un reality. Purtroppo mi sono arrivate delle offese personali sia a me che a Manila, io questo non lo accetto. A qualcuno ho risposto a tono, ho risposto, perché bisogna sempre comunque rimanere nell'ambito della civiltà, perché si può giudicare qualsiasi cosa, ma date dei giudizi su quello che è il discorso del Grande Fratello. Quando si inizia ad offendere, ad entrare nel personale, mi dispiace, ma lì ovviamente io rispondo a tono, perché sinceramente non ho bisogno di questi personaggi che si nascondono dietro una tastiera per tirar fuori dei giudizi e poi loro magari nella loro vita sono i peggiori di tutti. Ovvio, certo, sono d'accordo assolutamente con te. Senti, un'altra cosa, perché negli ultimi giorni, nel senso, sono stati fatti molti articoli, poi avrai visto anche tu per primo, su quello, insomma, che hai detto tu personalmente sul tuo profilo e poi lo staff di Manila, quello di Manila, a proposito, insomma, del fatto che Signorini, D'Alfonso, non abbia fatto parlare Manila. Ma pensi che sia stata, cioè, una cosa fatta apposta oppure è successa così? Vuoi fare magari chiarezza, visto che se nessuno... Ma io, allora, ripeto, secondo me ci sono dei tempi tecnici, inevitabilmente. Certo. Chiamarla coincidenza, perché credo fosse già la terza volta che succedeva a Manila la stessa cosa, mi sembra un qualcosa di un po' particolare. Detto ciò, posso anche ipotizzare, ripeto, siccome ho fatto anche studi di psicologia nella mia vita, perché pochi sanno che sarei anche maestro di scuola elementare, quindi poi non ho potuto proseguire perché ovviamente ho fatto il calciatore, ma fondamentalmente ho letto tantissimo sulla psicologia infantile e poi l'ho proseguita anche su altre cose. Qualcosa mi può portare anche a pensare che sia uno stratagemma per far sì che vedere se la calma di Manila ha un limite, visto che era la terza volta, se non ricordo male, per fila che non riusciva a spiegarsi. Quindi ovviamente lei è stata tranquillissima nella casa, anche se chi la conosce sa che dagli occhi a volte può venire fuori qualcosa. Io, che sto fuori, che non faccio parte del Grande Fratello, ovviamente mi sono sentito autorizzato, o se non mi sono sentito autorizzato, mi sono investito di questa autorità, di dire c'è necessità che la risposta vada fatta dare a chiunque. Il diritto di replica sia un sacrosanto diritto. Non sto accusando, perché poi tanti ci hanno marciato su, signorine maleducato, no, su giù, no. Un tuo personale parere, a me, assolutamente, io non ho detto nulla, perché poi Alfonso lo ha fatto anche con altri, quindi probabilmente il suo modo anche di, ripeto, creare piccoli nervosismi che possono animare evidentemente anche situazioni nella casa, e nulla mi fa pensare il contrario, ripeto,
è sempre un esperimento psicologico, di conseguenza tutto, tra virgolette, entro certi limiti, vale a far sì che ci vengano attivate certe dinamiche nella casa. Certo, certo. Senti, se ci dovesse essere, insomma, l'opportunità di andare a fare una sorpresa a Manila, tu ci andresti, ovviamente? Assolutamente, sì. Penso che non vedi l'ora di andarci di persona. Assolutamente, sì. Te l'ho detto all'inizio di trasmissione, mi manca tantissimo. A volte, quando rientro la sera dopo le trasmissioni, o la mattina mi sveglio presto, rimango lì a guardare anche mentre dorme. Ho fatto anche due o tre storielline mentre dorme. Perché mi manca il suo odore, mi manca i nostri abbracci, i nostri baci. Io ho detto più volte, e lo confermo tuttora, secondo me, credo che ognuno di noi abbia un'anima gemella in questo mondo, però è chiaro che trovarla, soprattutto considerando che siamo all'incirca 8 miliardi di persone, è qualcosa di difficoltoso. Io ho trovato Manila, insomma, a un'età abbastanza avanzata, sia per me che per lei, cioè, non siamo vecchi, però non siamo neanche ragazzini. E ti posso garantire che, nonostante ci siamo anche lasciati per 9 mesi, questo ti porta a capire poi quando due persone davvero hanno talmente tanto in comune, talmente, è talmente bello stare insieme, condividere la vita propria con quella di quell'altra persona, di questo partner, che siamo tornati insieme, anzi siamo tornati insieme più forti che mai. Siamo stati a Temptation Island, dove tutti ci avevano detto entrerete in crisi, avrete tanti problemi, e invece ne siamo usciti ancora più forti. Questo credo che sia cioè un'altra prova. Io amo Manila, lei ama me, sappiamo che la vita di coppia non è facile, abbiamo dovuto affrontare purtroppo anche, insomma, la perdita di un nostro figlio. Io nel messaggio, siccome l'ho vista molto intristita nel Grande Fratello, ha parlato con Alex, ha parlato con Katia, ne ha parlato un po' con tutti del fatto che abbiamo perso questo bambino e che purtroppo è stata una mazzata bella bella pesantuccia. Ho voluto mandargli quel messaggio proprio per rassicurarla, dirle che noi siamo comunque una famiglia, che stiamo bene. Poi, se dovessi arrivare, ci proveremo, fino a quando la natura ce lo permetterà, ci proveremo, ma fondamentalmente non abbiamo bisogno di quello come di un matrimonio per star bene, per star felici, per godersi la vita. E Manila poi è una donna che ha sofferto tanto, quindi dal punto di vista sentimentale, lavorativo, quindi non lo so, io credo che tutto avvenga e succeda per un motivo che sta sopra di noi, e questo mi aiuta ad andare avanti ed essere sempre più forte. Sì, no, ma poi in generale una cosa che penso io, che le esperienze, soprattutto quelle negative, no, a volte dà, diciamo, una conseguenza, una risposta nella forza di una persona, cioè più cose negative uno passa, a volte più diventa forte Dipende come le utilizzi. Allora, è molto volte, caratteriale, è molto soggettiva, Lorenzo. Ti dico, c'è gente che... Allora, ti parlo del mio campo lavorativo, il calciatore. Quando facevo il calciatore, ci sono tutt'oggi i calciatori del giovedì. Il giovedì viene classificato il giovedì perché normalmente si facevano gli amichevoli il giovedì. E tu vedevi che c'erano calciatori, ragazzi, che il giovedì erano dei fenomeni. Perché non c'era pubblico, perché non c'erano telecamere, perché la pressione era pari a zero. Poi magari il sabato e la domenica scendevano in campo davanti a 40, 50, 60 mila spettatori, telecamere, giornalisti, eccetera, la pressione del risultato dell'avversario, e non riuscivano a performare. Quindi giocavano sotto i livelli che noi tutti pensavamo potessero fare. Questo è quello che può succedere nelle esperienze negative. C'è gente che magari si può abbattere, si deprime, o si addirittura si piange addosso, tutti a me succedono, ma come mai? Altri invece che si rimboccano, bello, le maniche lì, e ricominciano, anzi, e si caricano ancora di più, quindi è molto soggettiva. Io dico che fino a quando uno ha la possibilità della salute, e questo è fondamentale, la possibilità di lavorare, darsi una chance a se stesso e quindi provarci fino all'estremo delle forze, ci deve provare. Questo non vuol dire che uno ci riesce per forza, però perlomeno avrai la coscienza a posto di dire: io ci ho provato fino al massimo che potevo. Poi evidentemente certe cose non sono possibili, perché, ragazzi, è normale. Non è che tutti i ragazzini che iniziano a giocare a calcio all'età di 8 anni e diventano calciatori. No, ce n'è uno su 1 milione che diventa un calciatore professionista di Serie A. Quindi voglio dire, questa è una selezione naturale che la vita fa. Certo, certo.
Senti, Lore, parliamo un po' anche degli altri, insomma, degli altri certo. della casa. Ci sono stati più incontri tra Francesca Cipriani e il suo ragazzo. E diciamo che alcune delle sue reazioni, insomma, hanno fatto il giro del web, ma ci hanno divertito un sacco. Ma tu queste reazioni da spettatore le trovi vere oppure no, secondo te? Un po' e un po'. Io credo che Francesca abbia creato un personaggio su queste reazioni, no? Su questo modo di essere. Quindi sicuramente, ripeto, stare in un reality, io ne ho fatti un paio, ti garantisco che hai una percezione molto diversa. Quindi vedere la persona con cui davvero condividi la tua vita, puoi stare, ti può fare queste reazioni. Lei è una che va a ruota libera, non ha come qua briglie sciolte, cioè non si trattiene quasi nulla dentro, quindi sicuramente c'ha tanto di suo. Un po' secondo me lo costruisce anche perché, ripeto, ormai la gente le vuole bene perché ha creato quel personaggio, e quindi tante reazioni sono un po' eccessive, ma è il bello della Cipriani, secondo me, prendere o lasciare. Un altro personaggio invece che ha fatto molto discutere, un altro VIP all'interno della casa, è sicuramente Soleil, che poi ha iniziato, insomma, a stringere anche un'amicizia con Alex. Pensi che sia strategia, insomma, tra i due? Come definisci un po' il suo carattere all'interno della casa? Allora, no, io credo che Soleil sia una ragazza molto, ma molto intelligente, ha una dialettica molto forbita. Riesce a districarsi anche da situazioni abbastanza complicate, però questo lo sa fare con persone che lei reputa, tra virgolette, non la prendere come un'offesa, inferiori, nel senso dal punto di vista dialettico, dal punto di vista del dialogo e del confrontarsi. Quando lei trova persone che le possono tenere testa, lì perde un po', secondo me, il suo aplomb e ti gira le spalle, va via, tronca i discorsi. Però è un personaggio che, secondo me, nasconde qualcosina, non di qualcosa di negativo. Ho l'impressione che a volte costruirsi un personaggio sui social, in particolar modo, possa portare ad avere poco amore, secondo me, forse amicizie di interesse, e quindi le rinunce sono tantissime. Io l'altro giorno mi sono commosso quando ho sentito Katia Ricciarelli dire sai, ho avuto una carriera incredibile, e mi viene la pelle d'oca anche a ripeterla adesso questa cosa, ho avuto una carriera incredibile, però ho dovuto rinunciare all'amore nella mia vita, o comunque a tanto nella mia vita. È vero, ci credo. Forse io apprezzo più quello che ha detto Katia, ma non perché sono più intelligente degli altri, solo perché sono stato all'estero per tanti anni, ho giocato per 9 anni tra Scozia e Inghilterra, e ti garantisco che... Capisci in prima persona cosa ha provato. Allora, Katia, secondo me, Katia, come tanti altri grandissimi artisti italiani, sono stati e vengono apprezzati più all'estero che in Italia. Io questo non ti so dire il perché, sinceramente non te lo so dire, però mi ha fatto molto rattristare questa cosa che ha detto Katia. E qua, addirittura, ripeto, mi è scappata la lacrimuccia quando ha detto: io poi all'età di 70 anni, se non ricordo male, sono sola. Questo è un peccato. Però tornando a Soleil, ho l'impressione che il suo voler essere protagonista a tutti i costi a volte possa allontanare anche persone che magari si avvicinano con tutte le buone intenzioni. È un po' come a Nila è successo, perché all'inizio ha cercato subito, poi dopo c'è stato quel problema, si sono allontanate. Ora sembra si stiano riavvicinando, perché anche Soleil è crollata in un pomeriggio, perché ha ammesso il fatto che dice: sì, io sono forte, però avrei bisogno ogni tanto anch'io di un qualcuno che mi abbraccia, che mi conforta, che mi tranquillizza. Quindi credo che, anche perché il Grande Fratello come reality, per quanto tu possa essere forte, per quanto tu possa essere anche un grandissimo attore,
in generale parlo, non sto facendo riferimenti a qualcuno in generale, però dico che poi dopo un po' tu non puoi recitare per 360, prima o poi viene fuori là il tuo vero volto, perché vuoi o non vuoi lì dentro, ragazzi, devi sopportare cose che non ti vanno giù, perché le persone scelte non devono essere, non sono assolutamente persone con le quali tu devi andare d'accordo per forza. Quindi magari su 20 persone 10 saranno ok, gli altri 10 no. Quindi alla lunga il tuo, come posso dire, modo di essere finto, o comunque quello di recitare, o quello di crearti un personaggio, una parte, secondo me alla fine avrà un percorso troncato. Ok, va bene, Lori, io ti ringrazio. Ricordiamo anche che è uscito il libro di Manila. Assolutamente sì, assolutamente sì. È importante per me perché comunque anch'io ne ho scritte e pubblicate due, quindi so cosa c'è dietro a un libro, a un romanzo in generale, quindi insomma chi ascolta. Sì, no, ha scritto questo libro veramente con il cuore in mano, l'ho vista davvero a volte fare notte fonda e alcune volte dover rileggere, scrivere e di conseguenza anche rileggere alcuni capisaldi della sua vita. L'ho vista piangere, e infatti gli ho chiesto: ma perché stai piangendo? Perché dice, perché amore, perché a certe cose purtroppo mi sono commossa, perché io credevo tantissimo, come credeva nel matrimonio, come credeva in altre cose, no? E rivivere, doverle rivivere una seconda volta, nonostante dice, ma sai, sì, la stai raccontando, però sono ferite, io dico sempre, ci sono ferite che si rimarginano, assolutamente sì, però lasciano una cicatrice. Tutte le cicatrici che tu vai a rivedere o quando ci passi la mano sopra, vuoi o non vuoi, ti riportano immediatamente a quel giorno. Quindi sono cicatrici dure da superare, ma alla fine insomma ci si riesce, dai, si va avanti. Si deve andare avanti, perché tanto la vita, come dico io, non aspetta mai nessuno, bisogna per forza andare avanti. Ok, va bene, Lore, ti ringrazio, grazie di essere stato qua, ti saluto. Alla prossima! Ciao a tutti, buon grande fratello a tutti. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.